Eccoci qua, eccoci qua. È 2 giorni che volevo farlo questo video, sapete? Hanno arrestato Matteo Messina Denaro. Come previsto, si è scatenata la fiera delle banalità, delle cazzate, delle puttanate. Naturalmente. Per onestà intellettuale mi viene molto difficile pensare che questa sia stata una cattura con un che di eroico, per carità. Tanto di cappello ai lavori delle forze dell'ordine, dei magistrati, però il sospetto resta. Il sospetto che ci sia stata, non dico una resa condizionata per lo più dal suo stato di salute. Lui ha un cancro al colon, già operato tra l'altro, già operato. Mi sa che ho letto che gli hanno asportato un pezzo di intestino, una roba del genere. Vabbè. E poi come al solito si è scatenata la fila delle banalità. Fra chi si fa immortalare vicino alla stella di Giovanni Falcone, no? Giorgia, non hai bisogno di ste puttanate. Diciamo che una buccia di banana l'hai presa stavolta. Un silenzio, un bel silenzio non fu mai scritto, queste robe. Al solito, ai soliti dire, ma si è consegnato, non abbiamo fatto niente, senza le intercettazioni, non aveva, a parte il fatto che nessuno mette in discussione le intercettazioni quando devi beccare un mafioso. Le intercettazioni vengono messe in discussione quando roba di rilevanza, senza rilevanza penale, viene sbattuta lì sui giornali per dire. Oh, attenzione, non ce l'ho con i giornalisti, categoria alla quale indegnamente mi accingo ad appartenire. Questi da qualcuno le prendono. È chiaro che il giornalista deve tutelare le sue fonti, è chiaro ed evidente. Qualcuno gliele darà. E non mi riferisco alle intercettazioni, quelle con rilevanza penale, ma quelle che servono solo ad alimentare pettegolezzi, carriere, trasmissioni e titoli di giornale e tutto il resto. Io una bozza di video l'avevo già fatta, ma poi, dico, ma poi ho detto, ma chi cazzo me lo fa fare? Me li limitano questi video qua, mi ci mettono le limitazioni, quindi manco vale la pena. Poi però mi rendo conto che tutto quello che avevo detto, lo so, non è dimostrabile, si sta avverando. Vedete che tempo qualche mese inizieranno a mitizzare la figura di un nuovo Matteo Messina Denaro. Ma è così, altrimenti carriere, interesse mediatico, giudiziario non stanno in piedi. È chiaro ed evidente, così. Io su questi grandi arresti ci metterei sempre il beneficio di inventario. Già l'arresto di Totò Riina, ma se dobbiamo dar retta alle fiction o ai si dice, io quasi quasi ho l'impressione che il signor Totò Riina fu venduto dai suoi stessi compari. Poi, e poi anche perché lo Stato, secondo me questo rientra nella trattativa, altro che papello di Riina, la posta in gioco era. Lì la posta in gioco era proprio la cattura di Totò Riina allo scopo di far vedere che lo Stato rispondeva. Io ricordo che quando Totò Riina fu arrestato si era in piena Tangentopoli, c'era in piedi il primo di 2 governi tecnici, quello di Amato, appoggiato anche dal PDS. E lo Stato aveva bisogno di riacquistare credibilità. Secondo me lì fu la trattativa. Secondo me ci fu una doppia trattativa, una che preferisco non citare. La seconda è quella che sto citando adesso. Lì si arrivò a un accordo, restiamo Riina e buonanotte. La parte che faceva capo alla famiglia di Totò Riina, quella di Bagarella, fece queste stragi qui, queste bombe a Firenze, Milano, Roma. Poi guarda caso Bagarella viene arrestato nel 95.
Mi viene arrestato nel 95, poi cala il silenzio tombale sulla mafia. Quindi io devo pensare che se trattativa c'è stata, è stata proprio volta a eliminare l'ala stragista di Cosa Nostra, l'ala che si era un po' montata la testa. Io continuo a pensare che sulle stragi del 92 ci sia ben altro che la mafia. Ben altro che la mafia. Non mi riferisco allo Stato italiano che in quel momento non c'era, non esisteva. Fra inchieste e tutto il resto, io penso ci sia ben altro dietro quelle stragi lì. Poi ora ma anche Provenzano, ma voi davvero credete che un vecchio mezzo analfabeta che mangia ricotta è custode di chissà quali segreti? Ma per favore, ma per favore, latitante, io mi sono fatto un'idea su sta roba dei grandi latitanti. Secondo me vengono tenuti lì giusto per creare il mito della Primula Rossa, l'invincibile, l'imprendibile boss di qua di là, e poi per tenere in piedi tutto questo fenomeno, tutto sto baraccone di mediatico, giudiziario, politico, che ci campa sull'antimafia. Io, gente che ha combattuto davvero la mafia, io l'ho conosciuta e non farò mai il nome, e non faccio mai, innanzitutto per rispetto suo, perché non tutto voglio fuorché fare scritti sulla pelle, sui rischi di questa gente qua, gente che ha rischiato davvero, gente che ha avuto i danni a schierarsi contro la mafia e contro certa antimafia. Quindi preferisco chiuderla qui. Niente, raga, scommessa la mano. Quando c'era il Covid vi dissi che alcune Vino Star sarebbero entrate in politica e così è stato. No, ma nel resto non ci voleva un genio a capirlo. Basta seguire un po' l'andazzo delle cose, tu ti rendi perfettamente conto della malafede di certa gente, a prescindere dal discorso scientifico. È la stessa cosa accadrà con Messina Denaro, dove vedete che già qualcuno la sta buttando in caciara. Chissà cosa c'è, chissà perché, chissà come, chissà così, la mafia non è per niente sconfitta, ma chi ha mai detto che la mafia è sconfitta? Chi ha mai detto che la mafia è sconfitta? Siete voi che mitizzate certe figure, poi è normale che quando vengono beccate uno che magari non si informa dice: oh, però adesso è cambiato tutto. Ma quale è cambiato tutto? Ma quale è cambiato tutto? La droga smerciavano, la droga smerciano, il pizzo facevano pagare, il pizzo faranno pagare. Non crediate alle puttanate, da un lato e dall'altro. C'è da essere contenti che questo qua sta in galera, ma dire che tutto è finito, madama la marchesa, come dire che la mafia è forte più, come più di prima, sono tutte minchiate che servono per tenere il carriera in piedi, fidate. Iscrivetevi al canale.